La scorsa notte la polizia di frontiera di Domodossola, nell'ambito dei controlli sui treni in transito alla stazione internazionale, ha arrestato un ricercato. Si trovava a bordo di un treno diretto a Parigi. Quando ha visto gli agenti di polizia a bordo, l'uomo con disinvoltura ha cercato di allontanarsi dal proprio posto per raggiungere l'uscita e scendere dal treno. Il suo comportamento ha richiamato però l'attenzione dei poliziotti, che prontamente lo hanno bloccato e hanno proceduto alla sua identificazione. Si trattava di un cittadino tunisino, TZ le sue iniziali, di 41 anni, regolare sul territorio nazionale e residente a Bolzano, colpito da un ordine di esecuzione da parte della procura altoatesina perché deve scontare 3 anni e 11 mesi di carcere per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il tunisino è stato anche sottoposto a perquisizione, che però ha dato esito negativo, visti anche i suoi numerosi precedenti per reati sempre inerenti lo spaccio di droga. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Verbania.